Il cieco dalla nascita e guarito da Gesù ci rappresenta quando siamo nel peccato e non ci accorgiamo che Gesù è la luce del mondo. Quando valutiamo uomini e cose attraverso luci false come quella del pregiudizio contro gli altri e quella dell'interesse personale. Lo ha ricordato Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus recitata in piazza San Pietro, commentando l'episodio evangelico della guarigione del cieco nato da parte di Gesù inserito nella liturgia domenicale. Con questo miracolo Cristo si manifesta come luce del mondo, ha spiegato il Pontefice, e ci invita a riflettere sulla nostra fede in Lui, Figlio di Dio, e sul nostro battesimo. Anche noi, infatti, come il cieco, nel battesimo siamo stati illuminati da Cristo e siamo chiamati a comportarci come figli della luce, a vedere e a giudicare uomini e cose secondo una nuova scala di valori che viene da Dio. Che cosa significa avere la vera luce? Che cosa significa camminare nella luce? Significa innanzitutto abbandonare le luci false, la luce fredda è fatta del pregiudizio contro gli altri, perché il pregiudizio distorce la realtà e ci carica di avversione contro coloro che giudichiamo senza misericordia e condanniamo senza appello. Questo è pane tutti i giorni, quando si chiacchiera degli altri si cammina non nella luce, si cammina nelle ombre. Un'altra luce falsa, perché seducente e ambigua, è quella dell'interesse personale. Se valutiamo uomini e cose in base al criterio del nostro utile, del nostro piacere, del nostro prestigio, non facciamo la verità nelle relazioni e nelle situazioni. Se andiamo su questa strada del cercare solo l'interesse personale, camminiamo nelle ombre. Dopo l'Angelus, il Papa ha ricordato che ieri ad Almeria, in Spagna, sono stati proclamati beati José Álvarez Benavides y de la Torre e 114 compagni martiri, uccisi nel 1936 durante la guerra civile spagnola per la loro fede. Questi sacerdoti, religiosi e laici, ha detto Francesco, sono stati testimoni eroici di Cristo, del suo Vangelo di pace e di riconciliazione fraterna.